cari amici, ministro, autorità, studenti e professori, vorrei iniziare la nostra riflessione di oggi ponendovi un interrogativo. State bene attenti a questo interrogativo. Il diritto allo sviluppo e la cultura dello scarto sono necessariamente correlati tra loro come elementi imprescindibili di un unico cammino evolutivo, quindi l'uno senza l'altro non vanno? Cioè diritto allo sviluppo e cultura allo scarto devono per necessità andare assieme? O forse sono più semplicemente la strada facile, il percorso più comodo, ma allo stesso tempo distruttivo, che l'uomo sceglie optando per un maggiore profitto, accantonando così l'inalienabile valore dell'essere umano e del creato? Punto di domanda. È una domanda importante. Per conto mio, devo dirvi che il Papa Emerito Benedetto XVI, che io considero tuttora il più grande pensatore cattolico del momento presente, ha già risposto a questa domanda che vi ho posto, ed è il numero 35 di Caritas in Veritate, laddove scrive: è tuttavia da ritenersi errata la visione di quanti pensano che l'economia di mercato abbia strutturalmente bisogno di una quota di povertà e di sottosviluppo per poter funzionare al meglio. È interesse del mercato promuovere emancipazione, ma per farlo veramente non può contare solo su se stesso, perché non è in grado di produrre da sé ciò che va oltre le sue possibilità. Esso deve attingere energie morali da altri soggetti che sono capaci di generarle. Siete d'accordo? Secondo me questo è un punto su cui lungamente occorre riflettere. A mio parere, per quanto penso, la risposta è in verità è immediata ed evidente. La scintilla divina che alberga nell'uomo creatura e nel mondo che lo circonda, non può permetterci di valutare la vita, qualsiasi forma di vita, come possibili scarti, come eccessi che possono essere sacrificati sull'orribile altare dell'utilitarismo. In sostanza, noi viviamo sotto la tirannia del denaro e dello scarto. Si butta il cibo, si buttano via gli anziani. I soldi hanno sostituito gli uomini nel custodire la terra. Come Papa Francesco ha ricordato a pochi mesi dall'inizio del suo pontificato, durante la giornata dell'ambiente nel giugno del 2013, dobbiamo renderci conto che noi non stiamo veramente coltivando e custodendo il creato. No, proprio no, lo stiamo sfruttando e trascurando. Perché se non contrastiamo la cultura dello spreco, non possiamo di certo affermare di promuovere una cultura
della solidarietà e dell'incontro, cioè, permette invece di preservare e custodire tutta l'opera della creazione. Si dimentica la persona, ha detto il Papa, perché quello che comanda, ciò che comanda veramente in questa società, così come l'abbiamo costruita, e devo dire mea culpa, tutto deve fare mea culpa, perché non è che la società sia nata così, siamo responsabili di questo. Ciò che conta in questa società maggiormente è il denaro. Qual è il risultato? Quello che mi hanno detto i vescovi dell'Olanda quando sono stato in visita qualche settimana fa, che la causa di morte degli adolescenti in Olanda è anzitutto il suicidio. Perché? Perché non siamo riusciti a formare i giovani ai valori. Ed è un mea culpa che dobbiamo fare tutti, insieme, chiesa, società, politica, tutti. Perché se succede questo, vuol dire che qualcosa veramente non funziona. E dobbiamo prenderne atto, perché la prima strada per cambiare è riconoscere il peccato. Si dimentica la persona, perché quello che comanda è il denaro. Con la moltiplicazione dei pani e dei pesci, ha ricordato il Papa, Gesù riempie 12 ceste, 12 come le tribù di Israele, cioè tutto il popolo. Questo ci dice che quando il cibo viene condiviso equamente, nessuno è privo del necessario. Ogni comunità può venire incontro ai bisogni dei poveri, così di fatto. Le prospettive culturali e antropologiche sono state molteplici negli ultimi decenni. Da quando si è sviluppata una maggiore sensibilità sociale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, inteso come macro contesto, dove l'uomo nasce, cresce e dove trascorre la sua esistenza. Il tema dello scarto, ecco, queste sono le parole preferite dal Papa Francesco, no? C'è addirittura qualche saggio circa il suo modo di parlare con questi influssi un po' sudamericani, di un barrio di Buenos Aires, un linguaggio originale, che pare affascina in India e cattura l'attenzione della gente. Quindi il tema dello scarto rimane di grande attualità, se visto dal punto di vista ecologico. Quanto spreco esiste nella società occidentale che porta a perdere di vista il fatto inevitabile che le risorse per sfamare tutti esistono, ma non sono ben distribuite. Questo è il punto. Io ormai ho girato il mondo, posso dirvelo, grazie al fatto che sono stato costruttore di causa dei santi della famiglia salesiana prima, poi vescovo rettore di questa università con 50 sedi affiliate in tutti e 5 i continenti, e sto sistematicamente visitando. Vi posso dire che ho visitato il mondo e quindi quanto è vero per la mia esperienza personale quello che vi sto dicendo. Le risorse per sfamare tutti esistono, quindi è inutile fare questi discorsi sul fatto che siamo troppi al mondo, eccetera, eccetera. Non è vero, è che sono male distribuite, e questo è un fatto. L'ho visto nei continenti più poveri e trovati, come l'Africa e come l'Asia. Stiamo ancora vivendo il tempo pasquale, ci avviciniamo all'ascensione, un tempo di festa che è vissuto in famiglia, spesso abusando della fortuna di essere nati in questa parte del pianeta. In Italia
si mangia bene, molto bene, anzi, quello che paese in cui si mangia meglio, ma non interagisce. Tanto cibo e tante risorse diventano rifiuti, quando quel surplus in realtà poteva essere la salvezza di vite meno fortunate, non soltanto del cosiddetto terzo o quarto mondo, ma anche nelle nostre città, tra i nostri fratelli meno fortunati. Il paradosso dell'invisibilità, tra virgolette, dell'essere umano, che non ci accorgiamo delle persone, e in modo particolare delle persone più sofferenti, ci fa tristemente realizzare che il concetto di scarto è attuale persino in campo filosofico. Quante persone sono viste come inutili e come superflue? C'è un'ideologia perniciosa su questo, che conduce inevitabilmente alla bella morte, eutanasia. Le cose che gridano vendetta davanti al progetto della creazione di Dio. Zygmunt Bauman, lo conoscete, questo sociologo polacco, ancora vivente, che ha parlato della società liquida, ecco, una società liquida, cosa vuol dire società liquida? In cui non ci sono valori che tengano per l'esistenza, capite? Questo è il problema. Ebbene, il Papa su queste problematiche impernia la sua dottrina sociale e morale. Vi dico un piccolo segreto. I giornalisti prego che non riportino queste parole. Allora, il Papa sta rivedendo personalmente questa promessa enciclica sulla ecologia, cioè ancora non è soddisfatto di quello che gli hanno proposto, vuole mettere proprio la sua parola, il suo pensiero. Noi ci aspettiamo da questa prossima enciclica. In ogni caso, per lui, come già abbiamo detto, del resto, ricordato carica simbolicamente, il progresso non deve essere mai inteso come cosa per pochi, ma come inclusivo e solidale. Questo tipo di cultura di cui io ho parlato, la cultura dello scarto, la cultura dello spreco, la cultura della indifferenza globalizzata, ci rende insensibili agli sprechi e agli scarti ambientali, che sono ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, come ho appena detto, purtroppo molte persone e famiglie soffrono fame e malnutrizione. Sapete la percentuale veramente spaventosa circa i bambini? Un bambino su tre nel pianeta soffre la fame. Ma quale madre qui presente non si sente trasalire il cuore da questa statistica? È una vergogna, una vergogna. Le persone che soffrono non sono statistiche, e questo ci chiama ad offrire una presenza reale, in carne e concretezza, vicino a loro. Dobbiamo domandarci che cosa fare di fronte a questa ideologia, a questa mentalità dilagante. La risposta ce la suggerisce proprio Papa Francesco, quando dice: vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere attenti a un cosa, certamente questo entrerà nelle cifre, di essere attenti a ogni persona, di contrastare la cultura dello spreco per promuovere una cultura della solidarietà e dell'incontro.
Vi invito a notare che la ragionevolezza di questo richiamo di Papa Francesco non è per pochi, per gente intellettuale, per i professori, per gli studenti, per la pontificia università latinese, è per tutti, si rivolge al cuore di ogni. È un discorso erga omnes, che va oltre il discorso di fede, ma si basa sul buon senso del vivere comune. A breve inizierà l'Expo di Milano 2015. Questa è un'opportunità, per quanto qualcuno magari non la condivida, ma è un'opportunità che deve essere colta come occasione educativa. D'altronde i temi dell'esposizione universale, educazione, ambiente, alimentazione, sono parte strutturale di una coesistenza sociale nel terzo millennio, dove la frenesia e il consumismo sono diventati imperativi assoluti. Ma se quanto detto finora riguarda l'ambiente e la società, necessariamente riguarda anche il nucleo fondante della società, e qui mi carico come argomento è veramente decisivo, è il perno intorno al quale le relazioni umane si instaurano, in primo luogo dove la personalità si forma, dove l'uomo trova la sua possibilità, parlo della famiglia, la famiglia. Io sono l'ultimo di 10 figli, lo sapete, 5 maschi e 5 figli, per la parte condicio di famiglia, no? Ecco, io sono l'ultimo, ma io non sarei nulla senza l'educazione familiare che ho ricevuto, perché la famiglia è il luogo dove si forma la persona e non c'è niente da fare. Certo, noi dobbiamo supplire oggi alle carenze della famiglia, dobbiamo farlo con coraggio, però dobbiamo combattere per la famiglia, combattere a tutti i costi. La famiglia è veramente la centrale della società civile. Senza di essa, correttamente impostata, non andiamo da nessuna parte. Quindi riflettete sulle varie, adesso la chiamano dottrina del genere, ma è ideologia del genere, no? È ideologia del genere. Bene. Troppo spesso ignoriamo le forme di spreco che si realizzano all'interno della famiglia e nei rapporti familiari. Cioè la famiglia, proprio per sussistere, è responsabile di un bilancio familiare economico che deve essere tenuto in ordine. Il gioco delle lobby è proprio questo: sfasciare la famiglia, perché è più facile così avere il potere su una società disgregata. Se una famiglia si preoccupa veramente del bilancio familiare, tutto è più controllato. Sono ancora impresse nella nostra memoria le parole del Papa quando ha indicato un percorso sicuro di armonia nelle famiglie, con le tre parole d'ordine: permesso, grazie, scusa. Ve le ricordate? Permesso, grazie, scusa. Piuttosto che costruire pazientemente la famiglia, le pressioni edonistiche sociali tendono ogni giorno i coniugi con un altro largo. Che cosa mi è più comodo? Che cosa mi è più conveniente? E magari non mi è più comodo né conveniente il legame con questa donna. Posso andare con chi? Anche del mio stesso sesso. Quasi che la famiglia altro non fosse che un mortello di completamento determinato dal nostro desiderio, dove tutto deve scorrere sereno, se no altrimenti ecco lo scarto, si può buttare via. Capito?
chiudo, perché ho già parlato fin troppo, e il ministro è stato paziente ad ascoltarmi, è stato tanto paziente ad ascoltarmi. No, finisco con un'icona evangelica, che è quella del buon samaritano. Credo che questa icona verrà valorizzata in massimo grado nel giubileo straordinario della misericordia che ci apprestiamo ad aprire il prossimo 8 dicembre, no? E l'icona del buon samaritano. Il buon samaritano, lo sapete, i padri lo dicono con chiarezza, è Gesù Cristo. Questo è il buon samaritano, che si curva sulla umanità del padre ferita per sanarla, per redimerla, per salvarla. Ciascuno di noi è chiamato ad essere il buon samaritano, che è Gesù Cristo. Abbi cura di lui, dice Gesù, riferendosi a ogni uomo e a ogni popolo derubato e ferito. E anche se spenderai di più, pagherò io, dice il Signore, quando ritorno. Grazie per la vostra attenzione. Ne parlerà anche in quanto spreco, poi ne parleranno il Ministro e Virgilio. Io voglio concentrare invece proprio su questo aspetto dello spreco che troppo spesso viene sottovalutato, quello familiare. Oggi più che mai, come dicevo, questo aspetto è del tutto ignorato. La famiglia, da nucleo fondante della società, sta divenendo sempre più una formazione sociale plasmata sul desiderio dei singoli, per cui appunto parlava di edonismo. Il coniuge spesse volte non è più visto come il compagno di cammino in un percorso fatto anche di difficoltà, ma semplicemente come un compagno che rimane se tutto va bene. Concentrerò l'introduzione più sull'aspetto familiare, che era quello a cui accennava il rettore alla fine. Di ecosistema, di ambiente, in quanto ecosistema di sprechi, poi la sua relazione, il ministro e quella di Virgilio saranno incentrati su questo topic. Ne approfitto per recuperare i ringraziamenti, e ringrazio infatti il ministro Gianluca Galletti per la sua disponibilità a dialogare oggi con noi, di essere presente qui, tutti i ragazzi della pastorale universitaria, dell'area internazionale, i ragazzi dell'Osservatorio Internazionale dei Giovani Cattolici e quelli di Studicentro che hanno collaborato nell'organizzazione dell'evento, nonché ovviamente un grazie di cuore a tutti voi che siete venuti qui oggi. Tornando al discorso dove eravamo, il coniuge quindi spesso non è visto più come il partner di cammino nelle difficoltà, ma come compagno se tutto va come programmato. I figli non sono più frutto dell'amore sponsale, dono da accogliere, ma diritto da pretendere. E qualora dovessero essere indesiderati, ci si arroga il diritto di decidere sul loro fatto, sulla loro sorte, prima ancora di dar loro la possibilità di venire alla luce.
gli anziani da detentori di saggezza ed elemento di stabilità del nucleo familiare oggi sono visti spesse volte, ripeto, non sempre, grazie a Dio, un peso del quale sgravarsi nel momento della malattia della vecchiaia. In sintesi, l'ambiente, quello familiare, viene sempre più inquinato, permettetemi questo paragone, dal consumismo e dall'utilitarismo. Sembra quasi che il mondo sia stato ridefinito secondo le categorie di Bentham. I concetti un tempo granitici che rappresentavano le fondamenta assiologiche della nostra società oggi appaiono eterei, liquidi. È un riferimento che faceva anche il lettore magnifico, parlando di Sigmund Bauman. E la società umana, topologicamente costituita su un modello che nei secoli è rimasto basicamente immutato, almeno nei tratti caratterizzanti principali, inizia a affrontare nel XX secolo un percorso di metamorfosi sotto le spinte dell'individualismo, tramite logiche meramente contrattuali che nel XXI secolo iniziano ad apparire come scontate, automatiche, come se sempre fosse stata in questa maniera. I cambiamenti sociali sono difatti una diretta conseguenza non soltanto dell'evoluzione, ma soprattutto della formazione di singoli individui. Formazione che trova nella famiglia il suo nucleo principale. È proprio la famiglia, è una di quelle strutture sociali interessate da questo cambiamento, la più interessata, come ricordava Gaudium et Spes numero 46, cito, ai problemi contemporanei particolarmente urgenti che toccano in modo specialissimo il genere umano. L'uomo contemporaneo è posto di fronte alle richieste sociali sempre più polimorfe riguardo alla famiglia. Il confronto e la continua trasformazione che questa ha sostenuto con le teorie emerse e susseguitesi negli ultimi decenni ha radicalmente modificato il modello tradizionale. Quindi ha fronteggiato tutto un percorso evolutivo che è andato dal femminismo liberale a quello radicale, dal femminismo lesbico alle teorie del postumanesimo, dalla generazione senza sessualità alla rivendicazione dei diritti di genitorialità non sessuata e delle coppie omosessuali, fino alla recente definizione del concetto queer e delle teorie gender sex. La cognizione di Bergsoniana memoria che la creazione e l'innovazione, così come il mutamento, non possono prescindere dalla conservazione integrale del passato, sembra un retaggio ormai di tempi lontani, andati. Da perno fondante per il divenire, dell'individuo, si è arrivati a volte a percepire la famiglia come il luogo meno adatto per la realizzazione sia dell'uomo che della donna, o come un ostacolo, o peggio ancora come una bandiera, svilita e svuotata da tutti i suoi significati e utilizzata per mere rivendicazioni di diritti. La genitorialità sessuale, una volta elemento discriminante per la definizione della completezza della famiglia, oggi sull'onda del pensiero liberista viene superata dall'intervento tecnico del medico, rendendo accessibile a tutti l'esperienza genitoriale, e così è possibile avere accanto alla generazione, alla genitorialità procreativa tradizionalmente intesa, alla genitorialità per filiazione ed adozione e alla genitorialità sublimata, che è quella appunto dei consacrati che sublimano la fertilità sul piano della spiritualità, anche la genitorialità procreativa sessuale. Ma quali sono i limiti etici e ontologici di tutto ciò? La triangolazione familiare come architrave dell'inconscio rappresenta in un certo senso il fondamento ontologico dell'umanità e come tale non può essere aggredita senza provocare delle conseguenze distruttive. Gli studi etnografici ed etnologici, al di là di ogni sentimento o influenza religiosa, attestano come la famiglia sia una struttura costantemente presente in tutte le società. Lévi-Strauss, il cerchio cristiano religioso che non era, definisce la famiglia, mi permetto di citare, forma sociale primaria senza la quale non ci sarebbe nessun processo generativo di tipo biologico, psicologico, culturale e sociale. E questa forma sociale primaria non può avere paragoni con altre forme sociali, quali l'amicizia e il comune interesse, quindi le comunità società. Dietro le richieste all'allargamento di riconoscimento del matrimonio, quindi appunto le teorie gender e post-gender,
si avverte il cambiamento nella modalità di intendere l'istituto, sicché viene svuotato dal significato originale, divenendo un rapporto meramente privatistico e contrattuale. Il periodo scivoloso però consiste nelle derive che queste derive prospettano quando si valichi il limite della eterosessualità o dell'omosessualità, e viene messa in discussione la monogamia, esaltando quelle forme di poligamia, quindi poliamore, o di unioni a due, tre, quattro o più persone, e per le quali viene richiesto un riconoscimento giuridico. Le teorie queer poi addirittura superano questi scenari, definendoli limitativi rispetto all'arcobaleno delle diversità sessuali, esaltando al contempo l'indeterminatezza instabile e mutevole delle relazioni sessuali. Il diritto difende il matrimonio nel significato antropologico, quale portato di un'esigenza strutturale dell'essere umano. In tal senso il matrimonio risponde alle aspettanze metasociologiche, metastoriche, quindi non alle esigenze indotte dal tempo e dalla società, ma alle esigenze proprie della natura umana. La famiglia è dunque una comunità naturale, è la prova empirica della precedenza sostanziale e l'indipendenza della famiglia alla libertà regolatrice dello Stato e la preesistenza, come dicevamo prima, appunto, in tutte le società e in tutte le culture dello stesso modello di famiglia. Ciò che si intende affermare è solo che il matrimonio, quello fondamentale, il fondamento della famiglia, è riconoscibile come giuridico di principio in quanto intrinsecamente giuridico. Bisogna evitare di osservare il fenomeno da una prospettiva unilaterale che conduca all'omologazione, specialmente nel campo del diritto, dove la storia ci ha insegnato che la generalizzazione astratta e la dogmatizzazione porta a fraintendimenti interpretativi che hanno creato mostri nei secoli. Molte altre sarebbero le questioni da trattare, dal genocidio silenzioso degli aborti, alle relazioni intrafamiliari con la terza età e con i portatori di malattie deficitanti. Ma per questione di tempo mi devo fermare qui. L'invito che voglio rivolgervi è quello di pensare, ritorniamo al paragone, all'ambiente familiare come un sistema integrato, trasversale, necessariamente intrecciato con tutti gli aspetti della nostra vita. Soltanto garantendo un equilibrio alla famiglia potremo parlare di un vero sviluppo armonioso che sia in grado di relazionarsi con sostenibilità verso il futuro. Grazie. Passiamo subito, entriamo adesso nel vivo del primo principale topic con il ministro Renzi. Grazie. Grazie. Intanto c'è il ringraziare l'università per Nezza per questo invito, voi tutti in questa partecipazione. Il vostro magnifico lettore anche per l'introduzione, il dottor Domenico Russo per le considerazioni che ha fatto sulla famiglia, un ringraziamento particolare a Virgilio per avermi sollecitato questo incontro a cui ho aderito molto, con molto piacere. Ora io vorrei trattare da Ministro dell'Ambiente alcuni temi con voi. Il primo è richiamando nel titolo del vostro convegno, diritto allo sviluppo. Io credo che oggi il rapporto fra ambiente e sviluppo sta vivendo una nuova fase. Per anni, anche in soprattutto in questo paese, ma anche negli altri paesi, soprattutto europei, l'ambiente, la cultura dell'ambiente è stata vissuta in termini non propositivi, come la cultura del no, la cultura contro lo sviluppo. Quando io sono arrivato al Ministero, non tanto tempo fa, poco più di un anno fa, quando sono arrivato al Ministero dell'Ambiente, poco più di un anno fa, il mio Ministero era vissuto come la controparte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Agricoltura, dell'Economia. Loro proponevano e io, il mio Ministero, in automatico doveva reagire al contrario. Perché si è presupposto per tanto tempo che le politiche industriali, le politiche agricole, le politiche finanziarie
fossero in contrapposizione con il rispetto dell'ambiente. Ecco, credo che oggi la sfida storica che noi abbiamo davanti è invece di coniugare lo sviluppo economico, la crescita economica, la crescita occupazionale con il rispetto dell'ambiente. Credo che questo sia il momento storico, perché la nuova economia, quella che nascerà dopo la crisi, che sta nascendo in questo periodo, sarà profondamente diversa dall'economia che noi abbiamo vissuto fino ad ora. Schumpeter diceva che le crisi hanno tanti lati negativi, ma ne hanno uno positivo, che è la distruzione creativa, cioè distruggono quello che ormai non funziona più sul mercato per creare nuove potenzialità, nuove occasioni di sviluppo. Questo succede ogni qualvolta si raggiungono risultati eccezionali in alcuni campi. Se il campo, ad esempio nel nostro caso, della tecnologia cresce enormemente, è chiaro che una parte dell'industria che non è stata in grado, una parte dell'economia che non è stata in grado di assicurarsi la tecnologia che è sul mercato viene piano piano espulsa dal mercato stesso, no? Per far posto invece a nuove potenzialità anche più giovani che sono in grado di cogliere le opportunità dei nuovi strumenti tecnologici che sono sul mercato. Ecco, io credo che fra tutti gli strumenti tecnologici, oltre agli strumenti tecnologici sul mercato che rinnovano l'impresa, la cultura ambientale sarà determinante per essere competitivi nel mondo. L'economia del XX secolo, quella del 1900, ha caratterizzato l'Italia e l'Europa per un forte sviluppo. Noi in quegli anni abbiamo ottenuto, penso alla seconda metà del Novecento, livelli di crescita e di occupazione eccezionali. L'economia è cresciuta in maniera esponenziale. Noi in quegli anni avevamo un obiettivo preciso, che era quella della ricostruzione post-bellica e di portare fuori dalla povertà centinaia di migliaia di persone. Per quegli obiettivi, quell'economia ha funzionato benissimo. Noi, i nostri padri, i miei genitori, che hanno partecipato a quella ricostruzione in maniera attiva, sono stati bravissimi, hanno fatto un lavoro eccezionale, hanno fatto dell'Italia, pur nella sua ridotta capacità, il settimo paese più industrializzato del mondo. Hanno sfruttato quelle opportunità economiche a pieno. Allora però non esisteva il concetto ambientale del rispetto dell'ambiente. Per due ragioni. Una, perché gli obiettivi erano diversi. Non c'era l'obiettivo del rispetto dell'ambiente. C'era l'obiettivo, come ricordavo prima, di ricostruire il paese, no? Quindi si dovevano fare le autostrade, bisognava fare, poco importava se facendo l'autostrada passavamo sopra a parti di territorio paesaggisticamente più importanti. Quello era l'obiettivo primario. In secondo luogo non avevamo le conoscenze tecnico-scientifiche che invece oggi abbiamo. Quindi oggi noi siamo in grado di determinare molto meglio tutte quelle produzioni e tutti quegli sviluppi industriali che danneggiano l'ambiente, cosa danneggia l'ambiente e la salute dei cittadini, cosa che prima avevamo più difficoltà a fare. In questo paese abbiamo utilizzato l'amianto per anni e anni senza sapere che l'amianto era fortemente causata tumori alle persone, fortemente dannoso per la salute dei cittadini. Poi è vero che abbiamo continuato a usarlo anche quando già lo sapevamo, e quello è un altro problema. Però per un certo numero di anni noi avevamo delle cave di amianto. Io sono andato in Piemonte a visitare una cava in ex, per fortuna, cava di amianto che stiamo bonificando. Ma allora non si sapeva che l'amianto aveva quegli effetti corti. Quindi c'erano obiettivi diversi e un deficit di conoscenza. Oggi noi abbiamo la consapevolezza che quel tipo di sviluppo industriale non è più compatibile con la nuova cultura che c'è nel nostro paese, che c'è in Europa e in una larga parte del mondo. Le persone non sono più disposte ad accettare il travolgimento del diritto
alla tutela dell'ambiente, alla tutela della salute in cambio della crescita occupazionale e della crescita economica. Cioè questo scambio non funziona più e lo vediamo tutti i giorni, lo vediamo in vari casi, lo vediamo con i comitati quando andiamo a costruire centrali private in mare, no? Oppure quando andiamo a fare produzioni in certe zone che possono avere delle connotazioni di pericolosità per le popolazioni vicine. Abbiamo la ribellione di quel territorio, pronti a rinunciare a determinate produzioni, quindi a posti di lavoro, pur di salvaguardare l'ambiente e la salute. Si è invertito. Nel Novecento nessuno ha mai pensato di chiudere un'azienda per problemi ambientali o di salute. Io, ahimè, mi capita spesso di chiudere aziende per problemi di salute, per problemi, cioè di tutela della salute o per problemi ambientali. Quindi è cresciuto il concetto dell'ambiente e sono cresciute insieme anche tutte le conoscenze tecnico-scientifiche che oggi abbiamo a disposizione. Oggi noi sappiamo benissimo quello che fa male, quello che non fa male, quello che danneggia l'ambiente e quello che non danneggia l'ambiente. Quindi sappiamo indirizzare meglio certi tipi di produzione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire cambiare il paradigma dell'economia stessa. Cioè quei tipi di produzione del Novecento non possono essere riproposti nel XXI secolo. Quindi la nuova economia sarà competitiva su questi nuovi sistemi di produzione. Io dico che secondo me sarà competitiva su tre fattori. Il primo, la formazione. I paesi che hanno investito di più in formazione saranno più competitivi, perché la nuova economia richiederà competenze scientifiche, tecniche, di professionalità molto maggiori di quelle che richiedeva l'economia del Novecento, perché tutte le produzioni sono avanzate tecnologicamente rispetto a quelle che abbiamo conosciuto fino ad ora. Vincerà, sarà più competitivo chi avrà investito di più in ricerca e sviluppo, quindi chi sarà stato capace di avere tecnologie più avanzate, quindi più produttive, più reddituali. Terzo, sarà vincente chi saprà mettere al centro le politiche ambientali, quindi avrà dei cicli di produzione che rispettano di più l'ambiente. Che cosa vuol dire? Vuol dire che consumano meno materie prime e producono meno rifiuti. La grande sfida che abbiamo oggi è passare dall'economia lineare del Novecento all'economia circolare del 2000. Un'economia che consuma meno risorse prime e produce meno rifiuti, che è per gli imprenditori, per chi fa impresa, un'occasione eccezionale, perché noi ci siamo resi conto che le materie prime che abbiamo sempre considerato infinite, oggi le dobbiamo considerare finite e quindi il costo di quelle aumenterà in maniera vertiginosa. Due, abbiamo capito che i rifiuti nella quantità che oggi produciamo sono insostenibili e stanno diventando per le aziende un costo insostenibile. Pensiamo a tutti i problemi sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi. Se vuoi capire il bilancio delle aziende, questo è diventato un costo importante delle produzioni. Quindi abbiamo bisogno di un ciclo industriale nuovo che ci permetta di entrare nella nuova economia. E io credo che noi dobbiamo pensare anche come governo alla regolazione di questo da oggi, perché il compito del governo non è quello di produrre, ma è quello di accompagnare l'economia verso nuovi obiettivi. Allora, se il nuovo obiettivo è quello, noi dobbiamo oggi già pensare come cominciare a aiutare, non solo in termini di incentivazione, no? Anche in termini, penso, di semplificazione, penso di indirizzo strategico con i regolamenti urbanistici, di accompagnare questo processo industriale. Ad esempio, le aziende che fanno rifiuti riciclabili, secondo me, vanno aiutate rispetto a quello che non lo fanno, perché quelle consumano meno materie prime e producono meno rifiuti. Se anche spendo di più industrialmente in una prima fase, io so che ho, lo dico perché non ci sono giornalisti, ma nel lungo periodo ci potrebbe essere un'invalidità ridotta su quei prodotti, oppure paghi meno tasse perché mi fai questo ciclo, oppure ancora, se non vogliamo parlare solo di incentivi fiscali, incentivi monetari,
tu sai che se fai questo tipo di produzione hai delle semplificazioni dal punto di vista urbanistico del costruire o di permessi più veloci per determinate produzioni. Quindi un accompagnamento verso questo nuovo tipo di produzione. Tutto questo dal punto di vista economico, ma questo ha un rilievo anche dal punto di vista culturale, perché se voi ci pensate questa nuova economia è l'economia che in qualche modo limita lo spreco. Allora io chiedo a questa economia due cose. Una, di non ripetere gli errori del passato. Guardate, non imparare dai propri errori è brutto per le persone, è ancora peggio per le collettività. Io ho già una certa età, ho un po' più di 50 anni. I miei errori li ho fatti, ne ho fatti molti, me li ricordo tutti. Ne porto di alcuni di questi, ne porto le cicatrici, come penso molte delle persone della mia età. Tendo ogni giorno a non ripeterli, poi mi capita alcuni mi ripeto, però provo a non ripeterli, provo ad imparare da quello che mi è capitato. Allora, come collettività, come paese, dobbiamo fare la stessa cosa. Se noi andiamo a vedere la crisi economica che stiamo vivendo, io credo che la motivazione che colgo principalmente, non so se è la principale, ma io la colgo in maniera molto forte, è che noi, ad un certo punto, nei primi anni 2000, negli ultimi anni del Novecento, abbiamo creduto che la persona non esistesse più. Cioè, siamo venuti meno a un principio che prima Monsignor Dal Cavolo ci spiegava. Ci spiegava in maniera egregia, ci diceva: attenzione, mettete la persona al centro, fate riferimento alla persona. Il magnifico lettore ci diceva questa cosa qui. Ecco, noi quella cosa l'abbiamo sbagliata. Abbiamo creduto che l'economia potesse andare avanti da sola, non se fosse quello il fine, non il mezzo, il fine dell'economia. Il fine è la persona, l'economia è un mezzo per soddisfare i bisogni della persona. Ogni volta che noi perdiamo questo concetto facciamo dei disastri, e noi in quell'epoca l'abbiamo perso questo concetto. Voi pensate alla finanza. La finanza in quegli anni ha creduto di poter produrre reddito da sola. La finanza serve perché è servizio dell'impresa, che a sua volta produce beni per le persone. Nel momento in cui la finanza non era più a servizio dell'impresa, ma ha creduto lei stessa di diventare autonoma e di produrre utile, ha combinato il disastro che poi ha avuto delle ripercussioni forti. Non è questa l'unica causa, ma è una causa forte sulla crisi economica. Io ho una moglie, con quale ho fatto finire il mio provincio, rispetto a questa. Che lavorava allora, adesso, nella finanza, e faceva il lavoro, non è che sia una cosa brutta, no? Anche perché allora non avevamo ben capito cosa stavamo facendo. Lei veniva a casa e diceva: guarda, oggi abbiamo fatto, non per lei ma per la sua azienda, una fondazione bancaria, diceva: guarda, oggi abbiamo fatto delle operazioni in derivati e abbiamo guadagnato 4 milioni di euro. E diceva: cavolo Cristina, capisco, no? Tu hai guadagnato 4 milioni di euro, cos'hai prodotto? Niente, hai fatto girare della carta, no? Carta che hai spostato, non hai spostato neanche il denaro, neanche i soldi, no? Con i derivati tu non sposti neanche i soldi, giochi, no? Allora dicevo, che cosa hai fatto? Hai fatto girare la carta, hai guadagnato 4 milioni. Ci sarà qualcuno dall'altra parte del mondo che per 4 milioni ha perso? Perché io sono ragioniere, no? Di estrazione, so che il dare alla vera alla fine deve quadrare, no? Allora, se quel dare alla vera non torna, c'è qualcosa che non va. Tornava, c'era qualcuno dall'altra parte del mondo, ma non tanto lontano, casomai a Bologna stessa, quattro strade più là, che aveva fatto derivati in senso inverso ai suoi, perché meno furbo, meno preparato, era perso i 4 milioni di euro. Ma tutta questa non è guadagno, non è finanza. Dov'è la persona? Cioè, dov'è la soddisfazione dei bisogni della persona, no? Allora lì avevamo perso la bussola, avevamo capito che avevamo smarrito la via principale,
che era quella della soddisfazione dei bisogni della persona. Allora, oggi, anche nella nuova economia, prego, ricordiamoci tutti, di mettere al centro la persona, cioè di considerare sempre i tipi di produzione che andremo a fare, negli atteggiamenti commerciali, negli atteggiamenti industriali, che il tutto serve non alla soddisfazione del proprio bisogno per arricchirsi, ma serve per creare ricchezza per gli altri, per fare stare meglio tutti, per fare stare meglio in particolare chi non sta bene, perché l'economia serve a questo. Per questo io sono contrario alla decrescita felice, sono molto favorevole alla crescita se si tiene in considerazione il rispetto della persona. Allora, questa è la prima cosa. La seconda cosa è quella che deriva appunto dalla cultura dello spreco. Allora, qui io ci tengo, abbiamo un problema di delle produzioni. Noi possiamo creare danni orizzontali e danni verticali. I danni orizzontali sono quelli che facciamo ai nostri vicini di casa, ai nostri coetanei, no? Nel momento in cui io faccio una produzione molto inquinante, faccio un danno al mio vicino di casa che ne ha gli effetti collaterali. E quindi devo stare attento di non produrre questi danni orizzontali. Poi ho i danni verticali, che sono ancora peggio, perché sono i danni che io provoco ai miei figli, alle generazioni future. Nel momento in cui io abuso delle risorse o le brucio in maniera spropositata, io sottraggo della ricchezza a loro, gli rendo un futuro più difficile. E guardate, questo per dei padri è brutto, generazionalmente è brutto. Allora, la nuova economia dovrà tenere presente questo, dovrà consumare meno risorse e tutelare meglio le risorse che ci sono per i figli. Prima cosa, allora, io ho un debito, la mia generazione ha un debito forte e deve metterlo a posto. La mia generazione ha un debito perché fa parte di quella generazione degli anni 60 che ha vissuto il boom economico grazie ai nostri padri ed è stata bene. Io mi sento in debito verso di loro. La mia generazione è stata molto meglio di quanto, molto meglio dal punto di vista di ambiente esterno, poi ognuno sta come è capace di stare, però non è un compito della felicità o del tipo di crisi. Però diciamo avevo condizioni migliori di quelle che avete voi. Io mi sono, lo dico con un po' di tristezza, non vorrei trasmettermela, però io quando mi sono diplomato in ragione, ad esempio, avevo le banche che mi seguivano a casa per assumermi il giorno dopo a tempo indeterminato. Quando mi sono laureato in economia avevo il mondo davanti, potevo andare nelle società di revisione pure fallita, potevo andare in banca a fare il dirigente di banca, potevo fare la professione commercialista come più ho fatto, ma tranquillamente. Penso che oggi le condizioni siano un pochettino diverse rispetto a noi. Allora, noi abbiamo abusato, siamo stati fortemente facilitati da quel boom degli anni 60. Vi ho detto prima però che quel tipo di produzione ha causato dei danni. Allora, noi abbiamo l'obbligo morale di risistemare per quanto possibile quei danni. Io questo lo sento fortemente, lo sento da ministro dell'ambiente, lo sento anche generazionalmente nei confronti vostri e dei miei figli. Quindi avanti con il dissesto idrogeologico, noi abbiamo costruito in maniera spropositata, abbiamo costruito dove non dovevamo costruire, ci siamo chiusi gli occhi davanti agli abusi perché poi abbiamo detto vabbè, intanto lì ci vale la gente a lavorare, la gente deve stare in casa, anche se costruisce nel letto di un fiume va bene lo stesso. Non va bene lo stesso costruire nel letto di fiume, non va bene perché la prima piena quella casa viene giù. Non va bene costruire sulle montagne se non si fanno le opere di contenimento perché sennò la montagna viene giù. Tutte cose che abbiamo fatto, no? Allora, oggi dobbiamo intervenire per mettere a posto i disastri che abbiamo combinato in quegli anni. Stessa cosa, un altro esempio, bonifiche. Abbiamo fatto delle produzioni che non potevamo fare, abbiamo reso contaminati una buona parte di questo paese. Oggi c'è una buona parte di questo paese che i miei figli e voi non potete usufruire perché è ancora inquinata dalle produzioni di quel tempo. Dobbiamo restituire quei terreni ai legittimi proprietari, che siete voi e che sono le generazioni che erano. Dobbiamo far di tutto per metterlo a posto. Quindi ripristinare i danni del passato e poi cominciare a sprecare meno.
perché guardate, oltre che la produzione, spreca tutto, ogni azione che noi facciamo durante la giornata può essere motivo di spreco. Io vi voglio leggere solo alcuni dati che a me colpiscono ancora, no? Quando li vedo. Nel mondo ci sono circa 800 milioni di persone che hanno difficoltà a procurarsi il cibo, ma ce ne sono 1.400.000.000 che hanno problemi di obesità e sovrappeso. 800 milioni che muoiono di fame e 1.400.000.000 che hanno troppo cibo a disposizione. Nella sola Europa ogni anno si sprecano oltre 100 milioni di tonnellate di alimenti. 100 milioni di tonnellate di alimenti. Lo spreco annuo di cibo sul pianeta vale una volta e mezzo l'intero PIL italiano, più di 2.000 miliardi di euro. 2.000 miliardi di euro di spreco ogni anno, vuol dire il PIL italiano è circa 1.000 miliardi, è circa 1.500 miliardi, noi ne sprechiamo 2.000 miliardi. Cioè, noi lavoriamo, tutta l'Italia lavora tutto l'anno e come se, immaginariamente, tutto quello che produciamo venisse buttato via. E più anche 4 mesi del mese dell'anno successivo, quindi lavoriamo quasi un anno e mezzo in questo scenario ipotetico per buttare via tutto quello che stiamo producendo. Ma poi non tutto il mondo ha lo stesso spreco con gli stessi numeri. In Africa e nel sud asiatico si sprecano fra i 6 e gli 11 kg di cibo all'anno. In Europa e nel Nord America lo spreco annuo è dai 95 ai 115 kg, una differenza enorme, enorme. Si sprecano fino a 115 kg a persona in un anno, una roba veramente preoccupante. E attenzione, non è solo moralmente sbagliato, il numero di 800.000, di 800 milioni, 1.400.000, è chiaro, no? Che già moralmente ti pone un problema serissimo. Ma ti pone un problema anche verso le generazioni future, perché ogni volta che tu butti via un pezzo di cibo stai buttando via un po' d'acqua, stai buttando via un po' di territorio, stai buttando via delle risorse naturali irripetibili che stai sottraendo ai tuoi figli. Allora questa roba qui non può durare a lungo, perché ogni volta che tu hai degli squilibri così evidenti succedono dei disastri, l'abbiamo visto prima in economia, ma lo possiamo vedere tutti i giorni, nelle guerre che ci sono nel mondo, succedono a livello globale. Cioè ogni volta che non c'è una distribuzione della ricchezza in maniera giusta, succedono dei disastri, che sono le guerre, che sono le migrazioni che vediamo in questi giorni, nascono da qui, nascono dalla diseguaglianza sociale e dalla povertà e dalla mancanza di cibo. Allora io la soluzione in tasca su questo non ce l'ho, se ce l'avessi non sarei buono, chiaramente, no? Sarei là da anni da fare. Vi posso dire però che c'è un impegno fortissimo del governo su questo tema. C'è un impegno di sensibilizzazione. Noi proporremo a Milano, in occasione dell'Expo, la carta di Milano, che sarà la prima volta che si mettono per iscritto i punti sul quale tutti i governi del mondo si devono impegnare, e noi vogliamo andare a quell'obiettivo. Adesso lo faremo con tutti i paesi che vengono all'Expo, che sono già molti, sono la gran parte dei paesi del mondo, perché si impegnano in politiche attive per combattere proprio queste diseguaglianze che esistono all'interno del mondo. Non sarà risolutivo, però sveglia le coscienze da una parte e si incominciano a fare azioni comuni dall'altra parte. Io credo che noi su questo tema non possiamo più chiudere gli occhi, perché chiudere gli occhi su questi temi, oltre che al valore etico morale che ricordavo prima, c'è anche proprio un valore economico e di spreco di risorse verso le generazioni future che non ci possiamo più permettere. Vengo all'ultimo tema, che è quello della famiglia, che mi sta particolarmente a cuore. Allora tu stai di parlare con il ministro dell'ambiente, parlo più del direttore, da me non mi manca. Allora io sono, per la mia esperienza anche politica, sono certo che se noi abbiamo retto in questa crisi economica, noi lo dobbiamo soprattutto alla rete familiare che abbiamo sviluppato nel nostro paese. Cioè quello che ci ha salvato veramente da questa crisi economica sono state le famiglie italiane.
noi non siamo andati in default perché c'erano loro. Perché guardate, adesso per fortuna un po' passato, ma io mi ricordo gli anni 2008, 2009, 2010 ancora. Tu andavi, io vedevo i miei amici, che mi dicevano, ah, sai, questo mese ho fatto fatica con la mia famiglia, per fortuna c'era mio padre che mi ha dato dei soldi, che mi ha prestato dei soldi. Oppure c'era chi diceva, sai, mio padre con la pensione non ce la fa più, l'ho chiamato a vivere a casa mia. Allora, voi pensate se quell'intervento che hanno fatto i genitori verso i figli e i figli verso i genitori li avessimo dovuti fare noi in quel periodo? Non ce l'avremmo mai fatto. Il nostro welfare sarebbe saltato alla prima curva. Noi ce l'abbiamo fatta perché la solidarietà familiare è scattata in quell'occasione. E noi oggi dobbiamo fare politiche familiari che risarciscano le famiglie di quello che hanno fatto, prima di tutto, e che ci mettono in condizione, se ne avremo bisogno in futuro, di poter ancora, lo dico in maniera egoistica, fare, di poter ancora, fra virgolette, sfruttare. Perché abbiamo capito qual è l'importanza di avere una rete familiare consolidata anche dal punto di vista economico in questo paese. Per questo dobbiamo puntare su una parolina molto semplice, che è la sussidiarietà. E qui ve lo dico da gente a gente. Io ogni tanto in questi anni avendo 4 figli, una famiglia insomma un po' pesante, obiettivamente mi piace molto, ma immaginatevi in questi tempi avere 4 figli, però non mi sento per questo assolutamente, non l'ho voluto e sono contento. Però ogni tanto mi viene da dire lasciatemi stare, no? Cioè, guardate, ce la faccio da solo, lasciatemi stare, basta che non mi veniate troppo a rompere gli esigenze. Mi viene da dire questo. Che cosa vuole dire? Vuole dire che le famiglie italiane non chiedono portate, chiedono di poter fare il proprio mestiere. I genitori chiedono di poter fare il proprio mestiere. Quindi non lo so, chiedono cose anche semplici, quelle di mandare a scuola il figlio secondo la propria impostazione culturale. Non mi sembra che sia una richiesta impossibile. No? Non la voglio mandare a scuola pubblica, voglio mandarla a una scuola paritaria perché ha una cultura che è più consona a quella che io svolgo a casa, quindi mi è più di aiuto la scuola se abbiamo un messaggio comune. Io ho mandato tutti i miei figli alla scuola pubblica, però capisco benissimo chi dice guardate io ho bisogno di avere una scuola che culturalmente mi aiuti alla crescita dei miei figli, soprattutto in un momento in cui tutti e due i genitori lavorano, quindi la parificazione della scuola, non della scuola paritaria, se per fortuna è conosciuta già come scuola statale, è un grande passo in avanti. E io credo che il provvedimento che abbiamo messo nella buona scuola è quella della detrazione della retta dalle imposte dei genitori sia un buonissimo atto che ci accompagna verso questa sussidiarietà. Chiedo che ci siano dei servizi in grado di aiutarmi, che sia l'assistenza sanitaria, che sia l'asilo nido quando i bambini sono piccoli, per assicurare più parità fra i genitori. Ecco, chiedono queste cose, non chiedono soldi, chiedono di essere lasciate stare, cioè di avere la libertà educativa dei propri figli, di essere riconosciute come nucleo importante per la società, e di avere a disposizione una serie di servizi che possono scegliere, che non mi siano imposti. Io non voglio che qualcuno mi venga a casa a proporre i servizi del comune, io voglio andare in comune e sapere che posso scegliere fra una serie di servizi secondo la mia impostazione culturale e l'educazione che voglio delle periferie. Questo è l'ambiente che vorrei inquivolare. Grazie a tutti. Grazie Ministro, mi è piaciuta particolarmente la considerazione di dov'è la persona, no? Quindi quando si smarrisce la visione antropologica, antropocentrica, la società ovviamente tende al disastro. E mi è piaciuta anche molto la sua considerazione che fotografa la realtà che è stata negli ultimi anni, no? Quindi come la famiglia si un serbatoio da sfruttare in senso positivo, in chiave positiva per la sopravvivenza. Sulla libertà, sul sistema scolastico, la libertà di educazione, oggi a dire il vero siamo un po' in pericolo.
secondo il mio modesto avviso, perché quando nei piani scolastici, però insomma non riguarda la tematica di oggi, quindi tengo la mia considerazione, avremo modo. Dormono a Virgilio per le conclusioni e poi eventualmente lasciamo domande e facciamo un veloce sondaggio. Sì, velocemente perché il tempo è tiranno, quindi anche io toglierò la mia riflessione personale, anche che un po' tutti hanno toccato precedentemente, e prima di tutto voglio ringraziare chi ha fatto sì che questa giornata, questo incontro ci fosse, quindi la Pontificia Università della NENS, l'Osservatorio Internazionale dei Giovani Cattolici, il Studi Centro, la presenza qui con noi del Ministro, molto gratuita, e io l'ho spinto molto, però ci tenevo tanto che ci fosse questo momento di condivisione. Quindi salterò un po' la mia riflessione, perché comunque abbiamo tanti contenuti insieme e li vorrei mettere a sistema. Delle tre relazioni che ci sono state si intrecciano con queste altre due autorevoli riflessioni che vi voglio citare. Una è: troppo spesso non rispettiamo la natura e non la consideriamo come dono gratuito di cui avere cura e da mettere al servizio delle generazioni future. Questo è Santo Padre, il 24 gennaio di questo anno. Spesso, ecco, parlava anche di generazioni future, spesso il Ministro parla di nature ambientali e anche nella sua riflessione la questione delle generazioni future è stata molto toccata. Un'altra riflessione che vi voglio citare è di una settimana dopo questo 24 gennaio, nel giorno dell'insediamento del Presidente Mattarella. Mattarella, a Camere Riunite, diceva: garantire la Costituzione significa amare i nostri tesori ambientali. Allora, vediamo che in una settimana ci sono due riflessioni dove sembra quasi che uno abbia chiamato l'altro, dove il Capo di Stato abbia chiamato il sommo pontefice e si siano messi d'accordo, non si siano consigliati, si siano suggeriti. Questo non è successo. Più semplicemente è il portato valoriale che la Chiesa e lo Stato, che vediamo anche qui riprodotto, è bello accogliere il Ministro della Repubblica Italiana qui in un'università pontificia, un'università a titolo speciale del Papa, e proprio sulle riflessioni fatte prima vediamo bene che queste due entità forti, preziose per la nostra vita personale, per il nostro substrato culturale, per la nostra storia, hanno qualcosa che vogliono portare insieme i valori, ma soprattutto vogliono mettere al centro l'uomo. Ed è stato bello per me favorire questo incontro, vedere quanto ci sia stata questa sintonia che abbiamo visto a una settimana di distanza tra Papa e Capo di Stato, e ci sia stata anche qui con il Rettore, con Domenico e con il Ministro una sintonia sul fine. E quindi con questo voglio concludere l'intervento di oggi, ringraziando per la profondità i nostri relatori e ringraziandoli perché, oltre alla quotidianità, oltre ai problemi che ci assillano ogni giorno, c'è una via, c'è una strada che forse stiamo intraprendendo, forse all'interno del governo, all'interno di chi guida la Chiesa, ci sono delle strade che magari spesso non vediamo, però ci sono, ed è stato bello incontrarvi qui oggi tutti insieme. Quindi grazie a tutti. Fare un piccolo pensiero ai nostri relatori.